Nell'impegno probabilmente più difficile, vuoi per la differente posizione in classifica, vuoi per un punteggio che a poco dal triplice fischio recitava un meno 2 pesante come un macigno, l'Aston Villa Pineto trova lo stesso la forza di rimontare prima e a tempo quasi scaduto far sua una partita che pareva già essere ben indirizzata sui binari aquilani dell'Amaco. Neppure il tempo di mettere la palla al centro che la vice capolista allenata da Perilli trova subito il gol con Cavalli. Gli azzurro granata sarebbero anche in buona giornata. Quello che manca spesso e volentieri è la cattiveria sotto porta e così il pareggio che sembrava essere nelle corde dei padroni di casa diventa d'improvviso 0-2 sempre per merito di Cavalli, bravo quanto freddo, a battere D'Alessio. Il primo tempo è un leitmotiv ben preciso, chi gioca meglio subisce puntualmente gol e così dopo aver subito non solo il raddoppio ma la conseguente supremazia avversaria, l'Aston Villa nel momento migliore degli ospiti trova lo spunto sotto porta con Cimini che riapre la partita. Il problema è che a riposo i padroni di casa vanno comunque sotto di due, perché se Mazzocchetti da una parte grazie a Cocciante, De Micheli dall'altra non è altrettanto clemente. Servizio a porta vuota e 1-3 servito a un passo dall'intervallo. La ripresa ha un copione un po' diverso, l'Aston spinge, l'Aquila riparte ma senza trovare mai nessuna delle due la via della rete. Partita che si trascina così fino a 5 dalla fine, quando da una parte e dall'altra già comincia a maturare la consapevolezza che i tre punti andranno all'Amaco. Una consapevolezza infranta dai 6 minuti più folli che ci si possa aspettare. Mazzocchetti, che fino a quel momento sotto porta proprio non si era fatto ricordare, decide di cominciare a fare il bello cattivo tempo. Trasforma il servizio di Ameli sotto misura per il 2-3, poi sfodera un diagonale destro su cui Cocciante nulla può. Mancherebbero 4 più recupero, match che vive una fase di stallo che pare presagire a un 3-3 a cui l'Aston Villa non vuole piegarsi. Il pressing di Ameli su Carrozzi è micidiale almeno quanto il tocco di sinistro che libera la gioia di una formazione che grazie alle due vittorie consecutive e alla contemporanea sconfitta dell'Avezzano a Montesilvano li proietta al terz'ultimo posto in graduatoria in attesa di centrare sabato prossimo il Tris. Noi ci abbiamo comunque creduto, è ovvio, finché sei lì un gol, due gol a calcetto può capitare di tutto. Gli ultimi minuti fortunatamente oggi è capitato. Non era facile, loro secondi in classifica, squadra forte, lo sappiamo, hanno gestito benissimo il vantaggio. Forse la pecca che non l'hanno chiusa la partita quando hanno avuto un paio di occasioni nel secondo tempo. Ecco, ci racconti il tuo secondo gol, che è stato particolarmente spettacolare. Ma ho preso quella palla a centrocampo e ho visto la fascia libera che il difensore non mi aveva attaccato subito. Ho fatto due passi, l'ho spostato sul piede destro e ho incrociato il tiro. Guarda, io ci avrei messo una firma anche per il pareggio, la vittoria è stata un grande regalo della squadra che ha fatto a noi dirigenti, perché noi crediamo in questa squadra e crediamo nella salvezza. Ecco, appunto, questo è un risultato che in ottica salvezza può dire veramente tanto per la vostra squadra. Sì, ci dà molto morale, pensiamo, avendo vinto con la Maco L'Aquila ci possiamo giocare le gare con tutte le squadre. Noi ci crediamo come società e anche i giocatori, penso anche. Mister, a 5 dalla fine probabilmente credevate di averla già portata in porto questa partita, poi cosa è successo, cosa è mancato? Un blocco, non lo so, cioè sinceramente non so che pensate, una partita alla nostra portata dal primo minuto alla fine, cioè non lo so, cioè non so che pensare, perché una partita, una prima in classifica, una squadra che vuole vincere un campionato, vince 3-1 a 5 minuti alla fine non può prendere 3 gol come abbiamo preso noi, quindi non lo so, vedremo in settimana, analizzeremo un po' questo che è successo, ma secondo me soprattutto a livello mentale, perché abbiamo avuto un calo come se avessimo, già stavamo a pensare al dopo partita.